Prima di cominciare il video faccio un saluto a The Phenomenal One. Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andro Link, Romantoni, in questo nuovo episodio di LBX Little Brothers Experience. Ci aspetta una nuova partita. Oggi è il giorno dopo. Praticamente abbiamo concluso con Van che veniva sorpreso, diciamo, dalla madre. Attenzione però. A fare una guerra con un LBX, aveva distrutto mezzo salotto, ma il giorno dopo, come in tutte quante le famiglie normali, quando si rompe un mobile, il giorno dopo è già bello e riparato. Solo a casa mia non funziona. Perché? Buongiorno, Van. Mi dispiace per ieri. Sai, per come ho ridotto il salotto, non succederà più. Non importa. Van, puoi giocare con gli LBX. Non sei più in punizione. Eh? Hai capito bene, è ora di voltare pagina. E poi lo so perfettamente che ci giochi di nascosto. Non è che ci gioco di nascosto, è che tu non sei lì a guardarmi, è diverso. D'ora in avanti, cerca almeno di non ridurre la casa in un campo minato. Sei proprio sicura, mamma? C'è solo una condizione da rispettare. Eh? Allenati bene, devi diventare così forte che nessuno riuscirà mai a batterti. Oh, certo, te lo prometto. Ok, credo sia arrivato il momento di comprare un'armatura Exo. Sei proprio come lui. Come il padre, probabilmente. Chi è? Ah, ha rotto il salvadanaio. Sentite un rumore strano. Ho bisogno di un po' di soldi. Vediamo. Questi dovrebbero bastare. Un secondo, quanto che costava? Hai ottenuto 3000 crediti. C'è solo un'armatura Exo che mi interessa. Deve essere quella. È ora di fare un salto al negozio del maestro Navarro. Piccolissimo spoiler, ho giocato questa parte, l'ho già giocata fino al negozio perché mi sono accorto che non stavo registrando. Io guardo spesso OBS per vedere se registro e mi sono accorto che non stavo registrando, quindi ho smesso subito. Praticamente ora c'è questo qua, questo ragazzo. Gabe, tutto bene? Puoi giurarci, ho appena finito di personalizzare il mio bulldoze. Volevo mostrarlo a qualcuno. Fantastico, posso vederlo? Eccolo, rifatti gli occhi. E questo LBX è davvero fantastico, come dice Van, appunto. È un cingolato, può andare da tutte le parti. Puoi dirlo, Van, e sai una cosa? La sua velocità di inseguimento è triplicata. Dare il filo da torcere anche all'LBX di Emi, Kunoichi. Eh? Aspetta, ma quello è nell'LBX. Quindi ora ne hai uno anche tu. Sì, più o meno. Wow, allora non perdiamo altro tempo, combattiamo! Aspetta un attimo. Che c'è, non dirmi che puoi rovinarlo in battaglia. No, non è per quello. E allora che problema c'è? Forza! Vuoi combattere qui? E niente paura, sono preparato. Ehi, ma quello è un cubo ring! Fantastico! Niente male, vero? Vuoi provare a lanciarlo? Posso? Sì, certo, tieni! Wow, non ci credo, ho sempre desiderato farlo! Pronti? Lancio! Beyblade, se vi ricordate. 3, 2, 1, let it rip. Ma quanto è pesante quel coso lì? È solo cartoncino rinforzato in teoria. I diorama sono in genere è come il cartoncino rinforzato con cui sono fatti gli LBX. Anche se gli LBX poi in realtà sono proprio dei veri e propri robot che vanno anche con l'olio, insomma, armature e cose varie. Giochiamo secondo il regolamento di strada. Significa che prima che vanno a terra l'avversario vince. Potremmo usare il regolamento dei combattimenti senza limiti. Ma così rovineresti il tuo nuovo LBX. E iniziamo la battaglia allora. La barra gialla indica i punti batteria. Eccolo qua, vai, iniziamo subito, ingaggiamo la lotta. Ha una più tensione, accidenti, ma... Oh, è forte, eh. Attenzione, oh, cosa ho visto là? Vieni qui da papino. Grande. Eccolo.
Prendi questo, vai. Oh! Ti è andata male, eh? Oh, sto per perdere. No, oh, no, 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 no. Non posso perdere. No, ho perso. Non ci credo. È andato. Stavolta tanto più facile stavolta è stata. Perché? Molto più facile, molto. Vabbè, dai, so. È pronto per un rematch. Ricambi di bulldoze. Ah, quindi queste sono le parti sfuse, giusto? Esatto, tu sì che ne sai, Van. Non tutti sono a conoscenza delle parti sfuse. Praticamente ogni volta che batti un LBX ti dà alcune parti per riparare appunto il tuo. Mi sembra che sia così più o meno. Sì, infatti la manutenzione è importante. Dopo ogni battaglia stai attento a ricaricarlo. Si potenziano gli LBX man mano che combattono. Quindi più combattimenti fai, più il tuo LBX diventa forte. Però devi stare anche attento comunque sia contro chi combatti, perché se combatti contro alcuni che sono forti ti torzano male. Ho combattuto anche contro questo prima, quando stavo appunto, che poi non ho registrato, e mi ha distrutto. Mi ha aperto in due senza neanche pensarci di due volte. Per cui mi sono fermato. That was easier than Tank thought it would be. Yeah, almost too easy. Hey, don't sweat it, Hans. Don't sweat it, Hans. What's the deal with them? I've never seen. Perché parlano tutte quante così nei videogiochi, negli anime? Tutti quella voce. Hey, don't sweat it. Hey, Sadie. Sei in anticipo oggi. Buongiorno a tutti. Salve ragazzi, siete qui per combattere? In realtà prima vorrei mostrarvi una cosa. Ora gli mostro su LBX. Wow, finalmente hai comprato un LBX. Beh, io non l'ho proprio. È davvero fantastico. Sono contenta che tua madre ti abbia dato il permesso. Ecco, io... Van, posso dare un'occhiata al tuo LBX? Che strano. Non avevo mai visto un LBX del genere prima d'ora. Anche lei non l'ha mai visto. Wow. Chi è fabbricante? Non c'è scritto? Non mi sembra. Ah, X00. Mai sentito nominare. Se si tratta di un nuovo supporto scheletrico, non ne sapevo nulla. Peccato. Speravo proprio che ne sapesse qualcosa. Dove l'hai comprato, Van? Mi ha dato una donna sul lungo fiume. Eh? Fammi capire, stai dicendo che una donna è apparsa da nulla e ha tirato questo LBX? Sì. In effetti è un po' strano. Capisco. Maestro, cosa pensa che dovrei fare? Beh, se quella donna ha dato questo LBX proprio a te... Sì, per ora credo che tu debba prendertene cura. D'accordo, farò così. A partire da oggi lui sarà il mio LBX. Ok, per festeggiare il tuo primo LBX ho intenzione di regalarti la nuova armatura Exo che ho ricevuto ieri. Vuole dire quella di Achilles, davvero? Sì. Che bello, Van. Gli LBX non hanno un bello aspetto, soltanto con il rivestimento corazzato. Ci sto. Sai, mi porteresti l'armatura di Achilles? Veramente l'abbiamo già venduta. Ah. Mi dispiace, Van. E quindi? Ehi, questa carta prepagata è falsa! Cosa? In effetti... Ma insomma, è evidente che questa carta prepagata è falsa. Non ci credo. Sedi, non vorrei infierire, ma è abbastanza chiaro. Mi dispiace, era presto, era ancora mezzo addormentata. Quindi l'armatura è stata rubata. Accidenti. Che aspetto aveva il ladro? Veramente era un gruppo di 4 ragazzi. 4? Forse erano proprio quelli che ho incontrato mentre venivo qui. Oh, sì. E uno di loro si chiamava Hans, se non ricordo male. Hans, sei sicura? Aspetta, tu lo conosci? È uno studente di terza, lo conoscono quasi tutti a scuola. Ho sentito dire che è il capo di una banda. Una banda? Pensavo che le bande di teppisti non esistessero più da un pezzo. Pensavi male.
Va bene, riporterò qui quell'armatura. E poi lei mi regalerà Achilles, vero maestro? Certamente, te lo prometto, Van. Carta prepagata falsa, che ci faccio? Gliela faccio vedere? Oh, questa è tua, cos'è? Aspetta un secondo, Van. Da come parlavano mi è sembrato che quei ragazzi se la cavassero con gli LBX. Se schiererai il tuo contro di loro con un solo rivestimento corazzato, lo ridurranno a pezzetti. Prendi, è il minimo che possa fare per scusarmi. Usa questo ricambio per personalizzare il tuo robot. Pistola automatica? Che ci faccio col pistola? Oh, con il kit officina S. Fammi un po' capire. Quindi posso sparare a distanza perché è la pistola. Allenati con Amy. Ah, per usare la pistola? Quindi devo equipaggiare la pistola e il kit officina. Che il kit officina praticamente mi ricarica la salute. È utile, è utile. Quindi strumento. Ah, ok, qua posso vedere gli strumenti. Fa un po' vedere la pistola. Preferisco il contatto ravvicinato, sai? Aspetta un po', fa vedere questo qua. Ah, ricarica un bel po' la salute, sì. Vai, è andata, il 2. Andata. 3-0, wow! Però i punti di batteria stanno un po' bassi, mi stanno, quindi devo assolutamente ricaricarlo. Devo fare un po' di manutenzione. Oh no, ho perso. Allora sei veramente bravo, Evan. Bene, Evan, scambiamoci i contatti del nostro pilota LBX. Sarà meglio partire con un po' di anticipo, altrimenti entrai di nuovo nella classe sbagliata per la fretta. Come fai a entrare in una classe sbagliata? Io tante volte sono arrivato in ritardo perché Pullman ovviamente arrivava in ritardo a scuola, quindi entravo con 10 minuti, un quarto d'ora massimo di ritardo. Ma tanto la prof non fregava mai niente, però la classe sbagliata mai. Ok, l'LBX è già riparato, quindi vorrei andare un attimo a scuola e poi magari concludere l'episodio, perché comunque sia già stiamo abbastanza inoltrati. Quindi magari continuiamo nel prossimo con... Però se potessi fare qualche sfida per provare a vincere, magari per potenziare anche l'LBX. Va bene, Cuj, io come sempre vi ringrazio comunque per aver seguito questo episodio, che è un po' strano. LBX, c'è molto discorso, ci sono molti dialoghi, e quindi penso che almeno forse per il prossimo episodio arriviamo a combattere contro questo fantomatico Hans di cui tutti quanti parlano. E come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, e ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.